benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con The Sims 3 Animali. Ecco, svegliamo la nostra Dania perché dobbiamo occuparci di tutti i nostri animali. Iniziamo pulendo i vari terrai e riempiendo le ciotole. Poi abbiamo questa, quindi pulisci e riempi. Pulisci, riempi, pulisci e riempi. Forza, intanto iniziamo con questi. Vediamo i nostri animali come stanno. Ettore avrebbe un po' di fame. Inseguire una palla. E allora vai subito a mangiare. Mangia dalla ciotola. Ce la fai a fare le scale? Credo di sì. Bravissimo. Perfetto, lui sta mangiando. Le nostre cavalle invece avrebbero fame e bisogno di esercizio fisico, mi sa. Quindi tu mangia il fieno e anche tu. Forza, mangia il fieno. Ci manca la tartaruga e gli uccellini e per ultimo il pappagallo. Quindi riempiamo la ciotola. Ah, non devo pulire la gabbia. No, non la devo pulire, devo soltanto riempire la ciotola, va bene. E invece questa mi sa che devo pulirla. Eh sì, infatti. Tanto lui credo abbia voglia di giocare con la palla, quindi vieni qua e insegui. A posto? Lo so, dai. Dai da mangiare al pappagallo e poi puoi andare in bagno. Usa. Perfetto. Facciamo anche colazione? Mangia gli avanzi. Maccheroni e formaggio a colazione non è proprio adatto, però. Va bene lo stesso. Bene, lui qua che si diverte. Perfetto. Nel frattempo stavo pensando di fare una cosa. Volevo mandare le nostre cavalle a avresti sete, quindi bevi, al campo di addestramento. Anche tu hai sete, quindi bevi. Che così intanto loro si allenano e aumentano l'esercizio fisico. Invece noi ci occupiamo di Ettore e andiamo al parco dedicato ai cani. Quindi portiamo le nostre cavalle qui e diciamo ad Olga di esercitarsi nel salto, invece a Perla la facciamo esercitare nella corsa. Ah, avrebbe bisogno anche di una doccia, va bene, adesso ci facciamo anche quella. Questo non me lo butta via. No, non me lo butta via, va bene, lo lasciamo lì. Ok, la nostra Dalia è a posto. Quindi vieni qua e vieni qua anche tu, Ettore. Oh, avrebbe bisogno di distruzione. Posso farti distruggere nulla? Dormi su. Ecco, mastica. Puoi masticare questa panchina. In teoria dovrebbe soddisfare il suo bisogno di istruzione. Penso di sì, masticando, infatti. Dai, questa qua ti concedo di masticarla. I mobili dentro casa magari evitiamo, ma questa puoi farlo tranquillamente. Bravissimo. A posto? Sì. E allora adesso andiamo a passeggio. No, cosa sta facendo? Guarda che cadi. Dai che dobbiamo andare a passeggiare. Ordine di fare la guardia? No. Chiedi di vedere, segna giochino, incoraggia, amichevole, affetto, altro. Vai a fare una passeggiata fino alla piazza cittadina al giorno da cani. Hai voglia? Dai, su che andiamo a fare una bella passeggiata insieme. Gli mettiamo il guinzaglio e andiamo. Dovrebbe essere anche qua vicino il parco. Quindi ci dovremmo arrivare a piedi tranquillamente. Eccolo qua. Eh sì, infatti. Questo qui è il parco. Ci basta attraversare la strada. Siamo già arrivati. Poverino ha fatto i suoi bisogni. Speriamo che nessuno pesti niente. E siamo arrivati. In teoria dovrebbe
togliergli il guinzaglio. Infatti, bene, vediamo un po' cosa possiamo fare in questo parco. C'è una bellissima palla con cui giocare. Possiamo inseguire le farfalle per caso? No, mi sa di no. Scava una buca. Qui cosa c'era? Ah no, questo è per i cavalli. No, c'è solo una palla. Dovrebbero esserci anche altri giochini, credo, per i cani qua in giro. No, invece non c'è nulla. Va bene, allora giochiamo noi con lui. Cosa possiamo fare? Anzi, facciamo il contrario. C'era, fai spazzolare, perfido, gioca, insegue, amichevole, affetto. No, non ha più voglia di giocare con la corda. Prendi in braccio, cammina verso casa, a destra a cacciare, insegna un giochino. Ah, giusto, stavamo insegnando ad Ettore il comando siediti. Proviamo ad andare avanti. Vediamo se impara. Tutto controllo. No, forse loro non sono ancora arrivate. Sì, siete arrivate. Te avresti bisogno di fare la pipì. Ecco, fai la pipì, bene. E poi puoi andare avanti con l'allenamento? No. Hai bisogno di una pausa, va bene. Invece lei è qua che si allena tranquillamente. Clark? Oh, bravissimo, il primo colpo, ottimo. Dai che stai imparando bene. Bravissimo. Corsa, Brenna. Corsa. Forza, su, siediti. Steady. Bravissimo. Oh, Ettore sembra aver preso in simpatia Dalia, bene. E ha imparato a sedersi, ottimo. Vediamo un po' se posso disegnare un giochino. No, dovrebbe esserci il comando. E infatti, ordina di sedersi. Targ. Bravo! Chobi E Crew. adesso gli insegniamo invece ad alzarsi sulle zampe posteriori. Probably not. Vediamo un po' se impara. Darcy? Well, Darcy. Forza! Salve! Map Dago. C'è un cavallo che ci osserva. Va bene. Ha bisogno di qualcosa? Epsa? Farloo, Epsa? Credo di no. Farloo? Effie Torg, Effie. Quasi, quasi, quasi. Bravo, Dabdo? dagli il biscottino. Ci siamo quasi, secondo me. Sono arrivati altri cani. Ormai dovrebbe aver imparato, credo. Ma perché ci sono i cavalli nel parco dei cani? No, non ce la fa, poverino. Ma sì, dai che è bravo! Eccolo! Ci riesce! Dagli il biscottino! Eccolo! Adesso sì che ce l'ha fatta! Vediamo se riesce ad imparare questo comando. Su! Si sta facendo sera? Sì! E allora basta imparare questo giochino perché volevo portare il nostro Ettore a giocare con un altro cane che ho visto qui. Eccolo! Giochiamo insieme? No, non con lei, ma con lui. Amichevole, no, iniziamo a fiutarlo. Amichevole socializza. Fare la guardia alla casa, va bene, dopo ci proviamo. Possiamo anche giocare, insegui. Loro stanno bene? Sono un po' stanche, mi sa. Sì, andate a casa, forza. Ah, avrebbe bisogno ancora di istruzione lui. C'è qualcosa che non va? Tanto potremmo distruggere qualcosa. Fatti dare un bocconcino, no, grazie. Distruggiamo anche noi la panchina. E mastica. Ok,
C'è qualcuno che si è fatto la pipì addosso? Siamo stati noi? No, non credo. Lui sta bene. E allora andiamo a casa. Cammina verso casa. Allora, rimettiamo il guinzaglio e torniamo. Insegnare a Ettore a parlare. Questa cosa mi era sfuggita. Loro come stanno? Quante cose. Aspetta. Allora, iniziamo a fare la pipì intanto. Poi avete fame e anche sete, quindi ci mettiamo qui. Mangia il fieno e bevi. Attenzione alla strada. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati sani e salvi. È un po' stanca lei, accidenti. Che scherzo? Potremmo fare qualcosa di affettuoso, magari? Abbraccia Giochino. Gioca a riporto. Tira la fune e divertiti. Cura. Insegna Giochino. A destra a cacciare. Proviamo questo. Quasi. Zibble Wob Tib VM. No, forse non ha capito. Ci guarda male. E quindi? Ah, eccolo, dai, sta imparando. Forse sta imparando. Ah, poverino, avrebbe anche fame. Forza, resisti. Sì! Oh, tutte le razze canine possono imparare a cacciare. Un allenamento adeguato. Guardatelo! Rende qualsiasi cane capace di fiutare gli oggetti da collezione più rari e nascosti nel quartiere. Sì, questo è interessante. Proviamo a raggiungere il livello 2. E poi mandiamo lui a mangiare, poverino, che ha tanta fame. Adesso raggiungimi il livello 2, grazie. Un gattino. Ok, basta così, basta. Abbiamo raggiunto il livello 2 di caccia. Allora, lui ha fame e anche bisogno di distruzione. Aspetta, dov'è la ciotola? Dovrebbe essere qui. Quindi intanto vai a mangiare. Anche lei ha fame, quindi mangia gli avanzi. E voi? Avete mangiato? No, mangia il fieno. Ah, perché non ci stanno. E allora tu puoi andare a fare il pisolino intanto. No, ma sì che sta mangiando. Bravissimo. Per quanto riguarda appunto la distruzione di cui ha bisogno il nostro cagnolino, ci servono i giocattoli. Quindi o fate mordicchiare un oggetto, un mobile al vostro cane, oppure scegliete un giocattolo. Trovare una gemma. Va bene. Lei è a posto? Sì, ha mangiato, credo. Non tantissimo, però ha mangiato. Quindi puoi andare a dormire. Eccolo che si è perso qualcosa. Cos'è? Un giornale. Adesso lui lo mordicchia, vedete? E mi aumenta la distruzione. Così non avete bisogno di rovinare tutti i mobili della casa. Ok, loro dormono. Ottimo. Anche lei dorme. Benissimo. Ci manca soltanto il nostro piccolo Ettore che sta mordicchiando l'oggetto. Ma basta perché non ne hai più bisogno e vai a dormire. Bene, aspettiamo che si faccia mattina. Che succede? Ah, poverina Olga, è un po' triste. E allora ci occupiamo di lei più tardi. Svegliamo la nostra Dalia e veniamo qui a socializzare un po' con Olga che ne ha bisogno. Quindi accarezza e dai un bocconcino. Magari si dovrebbe svegliare.
Ecco qua un bel bocconcino e accarezza anche così. È felice. Posso anche magari spazzolarla? Spazzoliamo e puliamo anche gli zoccoli. Ah, facciamo affetto e strofiniamo il collo. No, non ci stanno. Non ci stanno, però lei sta bene. Ah, bisogna di esercizio fisico ancora. E allora vieni qua ad allenarti. Lei invece? Anche lei ha bisogno di esercizio fisico. E allora vieni qua e allenati per la corsa. Il nostro Ettore invece sta benissimo, però ha ancora bisogno di distruzione, quindi torna a rosicchiare questo. Invece lei ha fame e allora andiamo a mangiare. Facciamo servi la colazione, questo. Oh, bene, lui sta molto molto meglio. Potremmo provare a fare la guardia alla casa, visto che è un suo desiderio. Dai, proviamo. E forse devo chiedere, no, usa le scale. Oh, livello 6 di corsa, ottimo. Posta, no, devo chiederlo a lei. Quindi clicchiamo. Gioca. Guarda cucinare, aspetta, proviamo. Vieni qua. Guarda cucinare. Forse gli viene fame anche a lui, poverino, però. Questo è sporchissimo, fra l'altro. Vorresti anche tu qualcosa? Ma ce l'hai la ciotola fuori? Non penso, no, infatti lui non può mangiare il cibo per gli umani. Poi invece... Ah, sì, mostra le informazioni. Puoi guardare gli altri piccoli animali. E allora vieni qua e guarda il parrocchetto. E dopo proviamo anche a bere dal laghetto. Perla ha ricevuto il tratto veloce. Imparerà a correre più velocemente. Avrà bisogno di più esercizio per sentirsi soddisfatta. Va bene. Però adesso è stanca, no, non volevo che tornassi a casa, ma vieni qua e mangia e bevi. Bevi, ah no, non c'è però, oh no, questo. Mangia il fieno e bevi. Lei invece come sta? Sta bene. E allora puoi continuare a esercitarti. Vediamo, se io gli faccio con questo. Vediamo se mi ha imparato, a saltare questi, forse sì. Sì? Oh, bravissima! Ce la fai a saltarmi anche questo? Ah, potresti anche bere da qui dentro volendo. Oh, benissimo. Secondo me adesso riusciamo a fare anche le gare internazionali e vincere forse il primo premio. Quasi quasi potremmo anche farlo. Dai, facciamo così. Le gare iniziano alle 17, quindi alle 17 chiediamo al nostro cagnolino di fare la guardia alla casa, mentre noi andiamo a fare le gare. Intanto dove è andato? Ah, eccolo qui che sta bevendo. Mi aumenta la fame, ottimo. Non vuoi farti un bagnetto, no. Potremmo fare invece il bagno nella vasca prima che arrivi il, come si chiama, l'agente pignoratore a portarcela via di nuovo. Quasi quasi, dai. Allora cambia abito, mettiti quelli quotidiani e poi facciamo il bagno a Ettore. Finché aspettiamo che arrivino le 5. Fra l'altro è utile quando il vostro animale ha le pulci, perché può succedere che il cane e il gatto
si prendono le pulci. Quindi vi fate un bel bagno con lo shampoo alti pulci e queste passano. Possiamo fare niente mentre siamo dentro la vasca? Vediamo. Segui, perfido, no. Fai il bagno, adesso a cacciare. Ah, andiamo avanti a insegnargli il giochino di alzarsi sulle zampe, poi. Avreste... Ah, accidenti, è stanca lei. E allora, ti faccio riposare qui dentro. Allora, mangia, bevi e fai un pisolino. Invece lei no, sta benissimo. Però è stanca. C'è del sale? Vedo che ha bisogno di leccare un po' di sale, ma non c'è. E allora bruca l'erba. Fatto il bagnetto? Ah, si è bagnata tutta però. Forza, mettilo giù. Andiamo qui fuori magari. E vai qui. Metti giù l'animale qui. Benissimo. E andiamo avanti con questo. Ormai dovrebbe aver imparato, credo. Sì. Bravissimo. Telefono che suona, adesso siamo impegnati. Oh, perfetto, ce l'ha fatta. Ha imparato, allora possiamo anche rispondere. Quindi se io adesso gli dico giochino, no grazie, ordina di alzarsi sulle zampe posteriori. Bravo. Facciamo un bel spazzolo adesso. Ordina di fare la guardia, adesso glielo chiediamo. A destra a cacciare, gioca. Giochiamo un po'. Ah no, poverino, deve fare la pipì. E allora dopo facciamo anche quello. Bene, lei ha bevuto quasi. E adesso la facciamo riposare. Lei sta bene invece. Ha bisogno ancora di distruzione. Puoi distruggere la palla? No, forse me la aumenta con la corda. No, 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 non me la aumenta. Dov'è la palla? Eccola qui. Insegui, no, mi sa che devo per forza utilizzare questi giochini. E allora prenditi un giocattolo. Cos'hai scelto stavolta? Un osso verde, va bene. Ah, sono le 5. Sono le 5, allora mi spiace ma devo chiederti di dove è andato altro. Ordina di fare la guardia alla casa. Così noi intanto andiamo a gareggiare. Mi raccomando, fai attenzione. Perfetto. E aspettate che vado a raggiungere Olga. Che è qui. Si metta proprio davanti alla porta. Eh sì, bravissimo. Ora intensiva di salto per cavalli. Fai eseguire al cavallo di Dalia 3 salti per ricevere come premio un aumento dell'abilità. Va bene. Bravo, mi raccomando, qui non deve passare nessuno. È passata la macchina. Bravo, abbaia, abbaia, abbaia. Fai la guardia alla casa. Bravissimo. Intanto noi andiamo... aveva bisogno di igiene! Accidenti! Però dobbiamo fare le gare adesso, quindi esci. Vediamo se viene fuori. Sì. Montiamo e andiamo a fare la gara. Sono curiosa di vedere se riusciamo a vincere quella di salto internazionale. Partecipa competizione di salto internazionale. No, ma come? Ma è già finita l'opportunità dei salti. Ma finiscono subito. Vabbè, non importa. Perla sta bene, ma io la manderei a casa.
Tanto qui credo che la gara sia quasi iniziata. Lui sta bene? Sì, ha smesso di fare la guardia però. Forse perché è stanco. Vediamo, no. Dove sei? Eccoti qua. Fai la guardia alla casa, forza, su. Allora, passo costante. Vediamo un po' come se la cava. Siamo ancora ultimi però. Dai, su. Corriamo dei rischi. Dai, proviamo. Avanti, su. Su, 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 su. Dai, non ce la facciamo. Giocati tutto. No, che peccato, neanche terzi non arriviamo. Però è diventata brava. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Credo di non poter più fare gara al momento. Sono finite? Sì, sono finite, allora torniamo a casa. Mandiamo lei a dormire. Fai un pisolino. Lui come sta? Sta facendo la guardia. Bravo. Guardatelo che va avanti e indietro lui. Bravissimo, mi raccomando, stai attento che non passi nessuno. Beh, guarda, siamo tornati a casa. Possiamo tipo dirgli che è stato bravo? Oh, mi sta aumentando un'abilità, forse. Forse è quella di caccia. Vediamo, giochini. Incoraggiamento. Loda per essere fedele. Sì, magari scendiamo dal cavallo, però. Allora, facciamo da qua. Bravissimo. Che hai fatto la guardia. Ottimo. Mandiamo anche lei a dormire. E fai. No, non mangiare il fieno, ma. Fai un pisolino, mandiamo a dormire anche Ettore, dormi e dormiamo anche noi. Vai. Dormono tutti? Sì, perfetto. E allora direi che possiamo fermarci qua. Ok, un cagnolino ci ha preso in simpatia. Va bene, grazie. Comunque, dicevo, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Nella prossima parte adotteremo un gattino, così inizieremo a vedere anche tutte le interazioni che si possono fare con i gatti. Quindi ci fermiamo qua, lasciate un piace, commento se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!